Eccoci qua, benvenuto a tutti i nostri ospiti che sono stati già presentati. Non mi dilungo ulteriormente, tanto man mano che vi passerò la parola, magari facciamo eh, un piccolo refresh. Eh, la tavola rotonda di oggi ehm, è incentrata sul, sui progetti del PNRR, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Notizia tra l'altro di questi ultimi giorni è eh, l'autorizzazione al pagamento da parte dell'Unione Europea della Quinta Rata, che comprende 9 eh, tra. Obiettivi sulla transizione verde, sui rifiuti e sulla gestione delle acque, eh, quindi avremo modo anche di approfondire bene ehm, i prossimi passi e, e tutti gli interventi appunto sul territorio a che punto sono, eh, grazie all'intervento del direttore generale eh, del, ministro, eh, del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per quanto riguarda l'economia circolare e le bonifiche Luca Proietti che salutiamo e eh, tra l'altro facciamo l'imbocca al lupo. Fresco di nomina, quindi. Ehm, e cominceremo dal PNRR. Eh, L'anno scorso eh, eravamo più o meno la stessa formazione, c'era anche l'ISPRA, eh, l'anno scorso abbiamo parlato anche del regolamento europeo degli imballaggi che eh, era in discussione in quel periodo, adesso eh, ad aprile eh, è stato approvato, quindi faremo un passaggio anche su questo, eh, sul piano nazionale della gestione rifiuti al 2030 eh, che è stato eh, approvato dal precedente governo ma eh, che sta andando avanti anche grazie parzialmente ai finanziamenti del PNRR. Allora, iniziamo subito e eh, volevo appunto eh, chiedere a eh, Luca Proietti eh, sul PNRR a che punto siamo con le riforme strutturali e con gli investimenti eh, dei, sia dei progetti faro che degli impianti veri e propri. Prego. Innanzitutto grazie, buongiorno a tutti, grazie Legambiente, grazie al suo presidente. Io una piccola presentazione la devo fare perché è la mia, uscita, la mia prima uscita pubblica, eh, sono al Ministero dal 4 giugno, vengo da un'agenzia, quindi dal territorio, dal polso del paese, eh, questo mestiere anche se non propriamente questo, ma insomma il territorio, le problematiche ambientali, eh, rifiuti, economia circolare, bonifiche, me ne occupo da 25 anni, oggi ho l'orgoglio e la responsabilità di stare in una, in una direzione strategica, in un dipartimento strategico, stamattina c'era qua la, il capo dipartimento, l'ingegnere d'aprile che vi ha già eh, indirizzato, vi ha già spiegato le problematiche inerenti agli investimenti eccetera. Oggi ehm, rispetto alla domanda veniamo all'argomento, allora, noi siamo focalizzati sugli investimenti ma gli investimenti eh, prevedono eh, delle riforme strutturali no? abilitanti e io direi le riforme strutturali eh, sono quelle previste previste dal, eh, di cui parlava appunto l'ingegnere d'aprile stamattina il piano nazionale, il programma nazionale della gestione dei rifiuti che è detta linea di indirizzo e di eh, coordinamento, eh, i criteri e i principi secondo i quali poi le regioni si devono adeguare, questa era eh, era, è strutturale perché? perché l'Italia, e poi veniamo anche agli investimenti, eh, l'Italia ha un panorama disomogeneo eh, rispetto agli impianti, rispetto agli obiettivi che si stanno raggiungendo e quindi necessitava, secondo la Commissione, ma secondo insomma, il Paese, l'esigenza del Paese, dare degli indirizzi e delle eh, strategie, delle linee guida. E' chiaro eh, facendo anche diciamo, un'analisi approfondita di quello che era l'Italia, perché poi le strategie si fanno eh, facendo analisi approfondite dei dati che, che vengono dai territori. Da lì eh, deriva questo programma, eh, importante perché poi noi come Ministero eh, dobbiamo diciamo, dare una svolta no? rispetto all'altra grande riforma strutturale che è la strategia nazionale sull'economia circolare che dà uh, gambe, diciamo, rende operativo eh, il, il, sia il programma della gestione dei rifiuti sia il programma della prevenzione dei rifiuti, che sono strutturali perché incidono sul paese, dicevo, eh, bisogna eh, dare una svolta. Siamo un po' indietro su questo, io è un periodo che sto facendo le analisi, ma le, le mie analisi continuerà, le continuerò a fare per diversi mesi. Eh, poi bisogna però dare, dare, fare delle scelte. Eh, le scelte che sono state fatte con la misura eh, chiamata M2C1, che sarebbe la, la misura 2 della rivoluzione verde della transizione eh, ecologica, e la parte di economia circolare, no? i famosi 2 penso che tutti gli addetti ai lavori la conoscete, 2,1 miliardi, eh, 1,5 destinati agli investimenti sugli impianti, nuovi impianti, efficientamento degli impianti e 600 milioni sui progetti faro eh, dell'economia circolare. Ora su questo non voglio esprimere un giudizio, eh, un giudizio eh, rispetto a come sono stati finanziati, dove, come e perché, perché... Eh, ovviamente vorrei prima fare un'analisi approfondita. So che il Paese necessita di colmare un gap tra nord e sud, so che il Paese ha bisogno di vedere, di cambiare radicalmente la strategia, eh, l'approccio e la prospettiva rispetto all'economia circolare e su questo il Ministero con le riforme può fare tanto, può fare tanto con gli, IP, gli schemi EPR, può fare tanto sull'End eh, of West che, Vedo che sono in grande ritardo alcuni, eh, due vabbè, i due che sono stati revisionati da poco, quelli delle costruzioni e demolizioni e il PFU che, che sta addirittura d'arrivo, ma ce ne sono altri e, se ne, e si può fare tanto altro. Tanto altro, guardando a quello che è stato scritto dentro alla strategia nazionale dell'economia circolare, io su una cosa su cui insisto molto che poi deriva diciamo si tira dietro tutto è la cultura, la cultura dell'economia circolare. In grande, una grande rivoluzione culturale dal basso e poi piano piano, eh, trasversalmente, deve incidere su tutto, sulla scuola, sull'industria, sulla pubblica amministrazione. Eh, e a non di... mi dilungo perché gli argomenti sarebbero tanti, ma poi magari ci andiamo nel dettaglio anche di alcuni specifici progetti. A proposito di Beh. cultura, su questo volevo sentire il Presidente di Lega Stefano Ciafani, eh, perché eh, tanti di questi impianti sparsi sul territorio eh, sono in fase di autorizzazione e dovranno essere realizzati da qui ai prossimi 24 mesi, ma sul territorio si sono incontrate delle resistenze eh, a volte. Eh, Forse diciamo, anche a una cattiva conoscenza da parte dei cittadini. Ecco eh, voi eh, quali criticità maggiori in questo senso avete riscontrato? Sì, eh, buongiorno a tutti e a tutti. Eh, questo è un tema eh, diciamo su cui ci stiamo esercitando da tanti anni. Eh, perché eh, non esiste economia circolare, non esisteva gestione integrata dei rifiuti senza gli impianti industriali, non esiste economia circolare senza impianti industriali. E, ehm, questa nuova, diciamo, eh, nuova idea che rivoluziona il vecchio sistema delle 4R, eh, diciamo, che era proprio delle direttive europee, delle normative nazionali degli anni, eh, degli anni 90, eh, non può prescindere da una serie di investimenti sul territorio che devono essere accompagnati. Perché? Non vogliamo nuovi termalizzatori, non vogliamo nuove discariche e questo è un po' il refrain, diciamo no, che sul territorio contraddistingue un po' tutte le regioni, eh, e del resto è l'obiettivo che ha l'Europa nel promuovere appunto questa rivoluzione dell'economia circolare. Però poi sui territori, quando si devono fare gli impianti industriali per evitare nuove discariche, per evitare ampliamenti di discariche esistenti o per evitare nuovi termologizzatori, eh, i contrasti sono paragonabili. Credo che su questo bisogna insistere sulla dicotomia: spiegare ai cittadini che se non si vuole, se non vogliono gli impianti della vecchia economia lineare, bisogna fare gli altri impianti. Perché diciamo, utilizzando una battuta che. Alcuni mi hanno sentito fare tante volte il raggio cosmico della navicella spaziale di Star Trek che faceva sparire i pianeti, le stelle, faceva sparire le amicelle spaziali degli, del, degli avversari, non è stato inventato. Allora credo che su questo bisogna molto insistere sulla corretta informazione, bisogna insistere anche, perché si parla solo del nimbi dei cittadini, perché c'è una parte di paese che cavalca le proteste. Noi sul territorio ci mettiamo a fare i caschi blu quando ci sono questi conflitti per far fare gli impianti dell'economia circolare, per far fare gli impianti delle rinnovabili, per far realizzare impianti industriali innovativi, perché poi c'è anche tutta una filiera eh, manifatturiera che va salvaguardata. Bisognerà fare i nuovi impianti industriali per recuperare materie prime critiche di cui siamo circondati, che anche quegli impianti mica sono pasticcerie, sono impianti industriali, con cicli produttivi particolarmente impegnativi. Però bisognerà farli, perché altrimenti se no è inutile che ci si indigna quando si vedono poi eh, diciamo, nei paesi econo con economie emergenti o, co o nei paesi in via di sviluppo dei sistemi di riciclo assolutamente illegali che mettono anche a repentaglio la vita dei, di chi poi fa quelle operazioni, a partire dai minori, a partire dai bambini. Tutto questo però sui cittadini bisogna continuare a investire con campagne di informazione, però poi la politica deve smetterla di cavalcare le proteste e su questo c'è una tendenza trasversale perché su tutto il territorio nazionale chi sta all'opposizione in comune chi sta all'opposizione in consiglio regionale o chi sta all'opposizione nel Parlamento nazionale è, sistematicamente non casualmente o saltuariamente sistematicamente è, sollecita e cavalca le proteste allora credo che come facciamo noi, come fa una parte del mondo industriale, come fa anche una parte del mondo istituzionale e industriale, perché c'è chi vuol fare le cose, le fa magari con più calma, anche se sugli progetti del PNRR la calma, non, la calma non ci può essere: però diciamo promuovere percorsi partecipativi sul territorio per permettere di fare le cose con il minor conflitto possibile. Però, anche le, eh, diciamo, le istituzioni e in particolar modo gli eletti devono come dire, essere eh, in questo senso responsabili e questo non sempre avviene. L'ultima eh, battuta la faccio anche su una parte del mondo industriale che ovviamente deve dare un contributo in questo senso. Ci sono, ci sono imprese che su questo hanno un approccio assolutamente proattivo con i territori, ci sono altre imprese che invece vanno un po' dritte. Diciamo, per raggiungere l'obiettivo che lo capisco nella loro logica però eh, bisogna in qualche modo tutti cercare di eh, abbassare il livello di conflitto dando un contributo concreto perché i prossimi anni saranno anni di grandissime trasformazioni del paese io dico finalmente finalmente perché i prossimi anni vedremo su tanti fronti delle grandi trasformazioni del paese per la transizione ecologica che noi citavamo negli anni 80 Sta avvenendo, è in corsa. Nei prossimi anni deve accelerare, ci saranno delle trasformazioni. Dobbiamo dare tutti un contributo ulteriore perché, altrimenti, dovremmo fare le cose, le dovremmo fare velocemente e però rischiamo di ampliare e ulteriormente esplodere diciamo, conflitti sul territorio che devono essere assolutamente evitati nei limiti del possibile. Ci sono gli strumenti, ci sono i percorsi partecipativi e c'è ma soprattutto, una, 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 lo risottolino, una caratteristica che deve contraddistinguere tutti un senso di responsabilità che deve pervadere tutte le categorie a partire dalle associazioni ambientaliste, perché ci sono alcune associazioni ambientaliste che sono le associazioni ambientaliste del no a tutto e col no a tutto magari si ritorna al passato, come eh, rischiamo di vedere su alcuni fronti e come abbiamo anche visto raccontare eh, sul, nel sondaggio eh, presentato prima, ma su cui magari poi dopo vorrei fare anche una considerazione se, se c'è tempo. Certo, e sui territori appunto i consorzi eh, ovviamente hanno, eh, hanno il polso dei territori. Qui abbiamo il presidente del CONAU Riccardo Piunti e il vice direttore generale del CONAI Fabio Costarella. Eh, Costarella tra l'altro lei si è occupato nello specifico dei progetti dei comuni per la raccolta differenziata soprattutto al sud nelle isole eh, attraverso anche l'uso dei fondi del PNRR. Appunto eh, ci può raccontare magari qualche eh, esperienza virtuale? O qualche criticità che è emersa proprio eh, da questo accompagnamento eh, sui territori? Beh, in... Grazie, oh, grazie, buongiorno. Eh, sì, entrambi i casi, perché insomma, mh, mi collego a quanto diceva Stefano sul, sulle criticità, un po' anche eh, quelle che si riscontrano sui territori. Noi l'abbiamo visto, noi sul PNRR ci siamo dedicati alla misura quella dedicata al miglioramento e alla meccanizzazione della rete della raccolta, quindi per tutta una serie di motivi noi ci siamo concentrati su quella misura e abbiamo visto che in alcuni territori abbiamo avuto anche difficoltà di individuare le particelle catastali per i centri comunali di raccolta. Quindi insomma, come sapete, eh, il centro comune di raccolta è una parte integrante, fondamentale della raccolta di primo livello, quindi insomma, non stiamo parlando di impianti a grande impatto, quindi eh, sui territori si vivono queste realtà. Noi abbiamo fatto un'esperienza eh, personalmente posso dire positiva. Eh, quando sono stati pubblicati i decreti a fine 2021 noi ci siamo insieme ad Anci interrogati di come potevamo aiutare i comuni a candidare soluzioni progettuali su questa misura. Quindi abbiamo alla fine, diciamo nel corso del 2022, rispettando i termini, compresa la proroga, eh, a far, ad aiutare quasi 190 comuni a candidare soluzioni progettuali tipo. Ecco Di questi 190, 65 sono stati ammessi a finanziamento, gli altri in gradatoria, ma non finanziati per mancanza di fondi. Ecco, abbiamo sviluppato questi progetti che, in qualche modo, hanno, eh, forniranno a regime un'infrastruttura migliore per raccogliere eh, diciamo, imballaggi ma anche altre tipologie di rifiuti e fare in modo che eh, diciamo, si possa incrementare la quantità non solo di raccolta ma anche di riciclo. Lo abbiamo fatto in territori complessi, eh, dai, grandi, dai grandi centri urbani ai comuni piccoli eh, e devo dire che insomma, abbiamo registrato eh, molti casi positivi, tanta disponibilità, è chiaro che ci sono sul territorio delle criticità, eh, troppa frammentazione, comuni molto piccoli, la maggior parte del tessuto territoriale sono comuni prevalentemente al di sotto dei 5. .000. Abitanti, su questo bisognerà fare delle riflessioni perché è inconcepibile, è impossibile che ancora oggi molti comuni continuino a gestire in forma singola la raccolta differenziata. In, in territori particolari come può essere la Sicilia e la Calabria ci sono anche delle, delle difficoltà che impediscono oh, diciamo, eh, ancora di più lo sviluppo di una gestione un po' più efficiente perché a queste criticità si lega poi, ma magari lo affronteremo nel, nel, resto, diciamo, nel, nel prosieguo del, de, 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 insomma, del confronto, c'è cioè un problema legato anche agli impianti. Il problema degli impianti soprattutto per alcune tipologie di rifiuti eh, è un tema centrale e ancora oggi purtroppo queste tipologie di rifiuti continuano a essere esportati e quindi c'è questa, questa criticità. Ripeto, il PNRR è stato un'ulteriore eh, attività che noi abbiamo portato a casa eh, legata a un'attività che noi ormai da tantissimi anni facciamo a supporto dei comuni. Eh, abbiamo di recente lanciato un progetto sulle sette città metropolitane è un'attività che noi ormai abbiamo strutturato in maniera Diciamo, eh, organizzata insieme ad Anci ed è eh, un percorso che in qualche modo crea delle condizioni, dà degli strumenti e dei supporti eh, quindi importanti e abbiamo creato nel tempo delle soluzioni che hanno raggiunto e superato gli obiettivi minimi di legge. Ci sono dei comuni molto popolosi, comuni anche capoluoghi di provincia che hanno nel tempo eh, sono diventate delle, delle buone pratiche che addirittura vengono esportate fuori dal, dal territorio regionale. Mi riferisco ai comuni capoluogo, come può essere Benevento, Salerno, Catanzaro. Insomma, stiamo, abbiamo creato nel tempo delle situazioni che eh, stanno facendo scuola in altre realtà situazioni diciamo, di città complesse perché sono, eh, vivono delle difficoltà diverse rispetto ai, ai piccoli centri, mh, basta pensare al, al turismo, al pendolarismo, insomma tutta una serie di elementi che possono incidere eh, negativamente sulla gestione ordinaria della raccolta differenziata. E in proposito volevo chiedere al presidente del CONOW che è una realtà eh, molto virtuosa perché lo ricordiamo, l'olio minerale in Italia eh, viene rigenerato al 98%, quindi siamo ben oltre gli standard eh, europei. Eh, ecco, per raggiungere eh, questo tipo di ehm, standard così alti, eh, voi quindi avete un'omogeneità sul territorio nazionale o avete anche voi, diciamo questa è una media eh, che però vede eh, dei territori più eh, indietro rispetto ad altri o siete riusciti a livello di consorzio ad avere un'omogeneità territoriale in tutta la penisola? Il nostro è un po' un sistema unico perché il consorzio quest'anno compie 40 anni di attività e in questi 40 anni la cosa più importante era costruire Un'omogeneità fra le nostre aziende di raccolta e le nostre aziende di rigenerazione. L'Europa, lei ha parlato di standard, l'Europa di standard su questo settore non ne ha fatti, non ne ha dati, non ha dato target, non ha dato nulla. Quindi noi siamo dove siamo perché il nostro cammino cominciato 40 anni fa ci ha portato in questa strada. Il ruolo del Consorzio è stato prima di tutto quello di dare, come dicevo, gli standard, di dare i parametri, di dare gli obiettivi di. Qualità, gli obiettivi di processo, per cui le nostre aziende che ripeto sono di raccolta: sono iniziate magari negli anni '50-60 con un'ape, due fusti e due grandi mani. Vi assicuro che avevano delle manone enormi i nostri raccoglitori. E adesso sono imprese vere, vere e proprie: sono imprese che hanno degli standard, hanno delle qualità, hanno degli standard etici, hanno degli impianti moderni. Quindi tutto questo ha creato omogeneità nel territorio i nostri impianti di rigenerazione anche pur con le loro diversità perché sono impianti nati negli anni 60 sono tre distribuiti nel territorio nazionale anche loro hanno tutti quanti traguardato degli standard cioè prima si parlava nel, nel nel questionario che era stato fatto da Ipsos della diffidenza del cittadino rispetto al prodotto rigenerato. Beh, è una diffidenza che non, non trova motivazione perché il cittadino nemmeno lo sa se c'è dell'olio rigenerato o no, perché l'olio rigenerato è, ha prestazioni e qualità equivalenti a quelle dell'olio nuovo. Ma questo non è un miracolo, questo è il risultato del fatto che in Italia, e non in tutta Europa, lo dico in Italia, si rispettano degli standard di qualità per il processo di rigenerazione che fanno sì che non ci sia poi un problema con il rigenerato. Che ci facciamo con questo? È un po' così, no? Non è così. Questo è uguale. Si mette insieme. Io vedo operatori che fanno miscelazione di lubrificanti che usano lo stesso serbatoio per metterci le basi vergini e quelle rigenerate. Quindi non c'è questo problema. Quindi la risposta alla sua domanda è no: nella raccolta e nella rigenerazione noi siamo totalmente omogenei e Quindi questo è sicuramente il nostro punto di forza, perché se fossimo uniformi non funzionerebbe. Certo, poi torneremo anche sulla questione Europa, perché eh, effettivamente lei prima diceva eh, in Europa sostanzialmente non si sono dotati di standard e, e sono indietro, perché mh, per lo più lo bruciano l'olio in eh, molte nazioni, sì. anche Francia, Germania soprattutto. Lo bruciano. Eh. Però Ma perché se posso chiedere insomma, eh, diciamo da profana, eh, perché questa scelta in altri paesi europei? Ma intanto hanno una struttura, probabilmente hanno sviluppato una struttura che punta a utilizzare questi rifiuti industriali e non solo l'olio per la termovalorizzazione. E questo è un fenomeno diffuso. Oggi sta accadendo una cosa molto particolare, aziende di grosse dimensioni europee comprano i nostri raccoglitori perché sono anche raccoglitori di altri rifiuti industriali che oggi li esportano e loro le stanno, hanno iniziato a comprarle e si integrano verticalmente. Perché dicono: voi italiani, come ha detto anche Utilitatis nel suo rapporto, siete bravissimi a raccogliere, un po' meno a riciclare, ci pensiamo noi. E quindi loro addirittura dopo una prima fase in cui hanno comprato i rifiuti dalle nostre aziende, adesso si comprano proprio le aziende e quindi abbiamo un fenomeno di integrazione verticale che ovviamente farà integrare verticalmente anche la parte economica in Francia, in Germania o dove sarà. Ed è un processo che è in corso, è iniziato non, non da tanto, ma che sta andando avanti. Quindi evidentemente poi c'è questo tema degli impianti che è fondamentale, cioè come diceva prima Stefano, se noi non abbiamo gli impianti di riciclo di, di, per riutilizzare questi rifiuti è chiaro che li esportiamo e poi i paesi Gli, esteri i tre impianti che voi avete eh, non sono di recente costruzione No, però è diverso, e i nostri quindi... tre impianti sono nati già di qualità negli anni 60 e si sono evoluti cioè, non sono rimasti come erano. Cioè, la nostra filiera... E all'epoca non trovarono resistenza sul territorio per quanto riguarda. È vero, vero. all'epoca era più facile costruire, quindi non lo dico come eh, siamo bravi ad avere gli impianti, dico che all'epoca no, si certo. poteva costruire e poi comunque la nostra filiera ha sempre tenuto un livello di qualità e quindi di aggiornamento degli impianti perché nel frattempo i lubrificanti si evolvevano, quindi non è che rimanevano fermi, quindi noi non potevamo non inseguire la qualità del prodotto vergine e quindi l'abbiamo fatto. Cosa che all'estero non è accaduto. Io ho visto i francesi, per esempio, sono abbastanza in difficoltà perché hanno degli impianti di rigenerazione di bassa qualità e adesso il prodotto rigenerato non lo vuole nessuno. Allora, per quanto riguarda il piano nazionale gestione rifiuti, lo abbiamo già citato più volte e Luca Proietti, eh, a che punto siamo? Soprattutto eh, le parti che non sono investite da eh, fondi del PNRR sono forse rimaste un po' indietro? Eh, C'è bisogno di una spinta ulteriore? Ricordiamo che è un piano eh, che guarda al 2030 ed è stato approvato dal precedente governo con il ministro Cingolani. Allora, il programma, il programma e poi tutte le attività di vigilanza, eh, di, di controllo e su questo vorrei anche aprire una, una parentesi sul discorso dei consorzi e dei sistemi eh, collettivi o proprio negli schemi eh, EPR eccetera. Da pochi giorni è in registrazione alla Corte dei Conti eh, la formazione dell'organismo di vigilanza, i, nom i nominativi eccetera e quindi inizieremo a breve. A lavorare su questa questione perché, a fronte di eccellenze di consorsi e sistemi, ci sono anche delle noto, delle criticità e ho delle preoccupazioni a riguardo. E quindi, uno di questi interventi normativi, che di fatto però sono sostanziali. Eh, e quindi la funzionalità di, di questo organismo di vigilanza che tra l'altro c'è stata anche richiesta dalla commissione d'inchiesta sui eh, rifiuti è necessario e a breve inizieremo a lavorare proprio per cercare di incidere eh, rispetto agli obiettivi che bisogna raggiungere e dico subito un problema a quelli di, del, dei PFU che periodicamente Troviamo e che mi sono trovato in questo momento ad affrontare, ma comunque, questo è un altro, è un altro diciamo, una linea di azione che cercherò di portare avanti. Dicevo, nel panorama italiano, il, il, il programma dà dei criteri proprio per cercare di omogenizzare fissa dei criteri che sappiamo, quello di autosufficienza, prossimità, eccetera, eccetera, poi sui rifiuti speciali. Cioè abbiamo un sistema di circolazione eh, di merci per cui non ci sono vincoli, è affermato ormai il criterio giurisprudenziale del, dell'organico che va a smaltimento e quindi lì possiamo affermare il principio della prossimità e dell'autosufficienza. Permangono delle situazioni che a mio avviso da analizzare, per esempio le isole, la Sardegna, la Sicilia, ehm, le città metropolitane. Eh, città dove, e, e territori dove eh, prevedono dei flussi turistici. Insomma, eh, è vero che il, il programma dà dei criteri, delle linee, poi le regioni eh, nell'attuare e nell'aggiornamento dei piani regionali, perché c'è l'obbligo, sebbene non ci sono gli strumenti per dire ti faccio l'ordinanza, mi sostituisco, ma insomma noi a, ho iniziato. Da, da pochi giorni a cominciare a sollecitare le regioni, chi non l'ha fatto ad aggiornare i piani regionali e ehm, sono partite le prime lettere. Devo dire anche rispetto ai comuni e eh, mi collego al discorso della, delle difficoltà di alcuni comuni, ci sono milioni di euro non spesi e quindi qui mi, mi riallaccio al discorso che faceva stamattina il mio capo dipartimento l'ingegnere d'aprile, forse è il caso anche di supportarli su, eh, i comuni, no? perché poi il PNRR ha previsto come attore eh, spendibile proprio il comune, eh, però il comune lo sapete, eh, la, la pubblica amministrazione negli ultimi 40 anni eh, ha visto un depavoramento delle, delle competenze eh, del personale, l'età media alta, efficienza non tanto alta e quindi è chiaro che c'è la criticità e noi su questo possiamo però e lo stiamo facendo, abbiamo iniziato a supportarli, perché è quello, l'apertura, la, dobbiamo avere un'apertura, ieri parlavo con Confindustria Taranto che dà delle, eh, ha mostrato delle grandi difficoltà, perché una delle economie circolari è anche la riconversione, la bonifica e il riutilizzo di tutti i suoli bonificati, le bonifiche in Italia non si fanno, abbiamo milioni di ettari spendendo miliardi per misure che non hanno... Efficacia, no? continuiamo a estrarre, pompare, trattare, pompare. In realtà non riconvertiamo il suolo perché poi noi consumiamo un sacco di suolo e invece ci sono tanti suoli. Dicevo, Confindustria Taranto poneva dei problemi rispetto a alcune aree del Sin dove eh, aziende tipo Ferretti, ma Ferretti è scappata e altre aziende che vogliono investire. Dice: Ma come facciamo? Non sappiamo. No, noi facciamo da sportello, chiamateci. Eh, facciamo rete insieme alle agenzie, insieme a, a Ispra che ha del personale eh, di altissimo profilo, so, eh, di competenze. Insomma, noi dobbiamo essere aperti, aperti, supportare gli enti locali, era una, era la terza riforma strutturale, è per consentire di fare quello scatto che dicevi te. Poi la politica prenderà atto perché l'economia circolare, l'ambiente, la tutela dell'ambiente è collegato strettamente alla salute. No? Lo capiamo da mh, tutti, non solo in una, in una logica wild dove c'è anche il mondo animale. Ma è l'articolo 9 della Costituzione lo dice e lo afferma ancora di più, soprattutto non per noi, per le nostre future generazioni. Quindi, figli e nipoti. Ecco quindi dobbiamo cambiare noi stessi. Parlo del ministero. Cambiare, cercare di cambiare passo, altrimenti falliremo. Perché i cambiamenti in atto sono molto rapidi. Dobbiamo, con la stessa rapidità, cercare di cambiare passo e supportare tutte quelle misure strutturali, riforme, investimenti che consentono al Paese di vedere la luce. Ecco, questo, su questo eh, dobbiamo essere chiari tutti insieme in un sistema di relazioni e di rete eh, sinergica. Io volevo fare un breve passaggio eh, con Conai e Conau e sentire anche in merito eh, Stefano, eh, perché eh, ad aprile l'abbiamo detto è stato approvato il regolamento europeo per gli imballaggi, eh, la famosa dicotomia da, tra eh, riuso e riciclo, l'Italia aveva una certa posizione eh, che è stata portata avanti. Eh, come giudicate questo regolamento? Le richieste dell'Italia sono state accolte? Eh, si è puntato anche abbastanza su, sul riciclo eh, che diciamo appunto nel nostro paese vede anche delle eccellenze siete soddisfatti come consorzio da, eh, diciamo da questo regolamento pensate che ci siano margini, margini di miglioramento eh, sì prego sì, costarella sì, prego devo dire che il percorso è stato abbastanza complesso alla fine mh, sì diciamo che abbastanza soddisfatti non pienamente mm. Eh, abbiamo mh, raccontato, una, insomma, eh, eh, anche queste giornate, sono, in qualche modo, raccontano un sistema su una filiera di responsabilità che è un'eccellenza in Europa. Noi siamo, eh, diciamo, ci contendiamo il primo posto come riciclo pro capite di imballaggi insieme alla Germania. I dati approvati in consiglio di amministrazione di settimana scorsa di CONAI nella relazione del 2023 consuntiva racconta un più 4,5% sul riciclo nel 2023 rispetto al 2022, quindi abbiamo abbondantemente superato il 74%, anticipando il raggiungimento degli obiettivi del al 2030. 2030. Quindi questo è. Abbiamo difeso l'architettura di questo sistema perché negli ultimi 25, da quando eh, diciamo è diventato operativo il sistema consortile, ma anche i consorsi che c'erano prima diciamo del, del decreto Ronchi che già facevano l'attività di riciclo e di recupero, è eh, diciamo la caratteristica che ci contraddistingue rispetto agli altri paesi europei. Abbiamo impostato un sistema su una filiera di responsabilità, c'è cioè una filiera industriale che è in grado di raggiungere quegli obiettivi lo, lo, nel 2023 ma anche prima. Lo abbiamo dimostrato e quindi è stata una difesa con, diciamo, sia con la parte governativa, con la parte politica, ma anche col mondo delle imprese che hanno accompagnato questa scelta. Quindi, questa è, la, è, è ufficialmente la nostra posizione, è quello che crediamo, perché è quello che il nostro paese è riuscito a fare. Eh, diciamo, prima della scadenza del raggiungimento degli obiettivi rispetto agli altri paesi. Siamo un paese diverso rispetto agli altri che ancora sono in ritardo, abbiamo delle caratteristiche e delle peculiarità e questo noi crediamo che su questa strada bisogna eh, proseguire. Proprio perché su alcuni materiali specifici un, ci sono degli obiettivi diciamo, particolari, stringenti, più eh, diciamo, eh, settoriali. Abbiamo insieme ai consorsi di filiera, in particolare con Corepla ma anche con altri consorsi, stiamo sperimentando delle raccolte aggiuntive alla raccolta tradizionale proprio per fare in modo di intercettare più materiale da riciclo. Proprio sull'obiettivo, è l'obiettivo SUP perché per le lattine e per l'alluminio sono stati già raggiunti e superati. Al 2029, ma eh, diciamo sulla plastica siamo leggermente in ritardo. Ma questo eh, noi siamo convinti che riusciremo a raggiungere l'obiettivo con tutti gli strumenti aggiuntivi che stiamo mettendo in campo. Piunti ma io vorrei incontrare questa Europa di cui parlate, perché la nostra Europa è un'altra. La nostra Europa è un'Europa è è un che ha fatto un bello studio. Ha detto che in Europa si raccoglie l'82% dell'olio, si rigenera il 61%. E non c'è bisogno di fissare target e vedremo. Non fissano nemmeno standard sul Land of west, chiamiamolo come volete, cioè noi abbiamo la definizione di base rigenerata, come dicevo, italiana, autoctona, con un decreto del 2007 che è stato totalmente abolito, tranne la tabella, perché come ha detto il TAR, le tabelle non muoiono mai finché non le sostituisci. E con quelle stiamo andando avanti. L'Europa, devo dire, su questo è assente, come è assente a fissare un obiettivo di rigenerazione. Dice la rigenerazione è la cosa migliore, però eh, va bene così. Quindi non lo so, eh, abbiamo due Europe diverse, io non, eh, per carità Quindi non... è una cosa che un ci tocca Non è una cosa che ci tocca direttamente, però mi sembra quantomeno paradossale che l'Europa che è così attenta sugli imballaggi e sul... Materiali da costruzione, a fissare parametri, qualità, analisi. Nel caso degli oli non dica nulla, dica sì, la rigenerazione è la cosa migliore, siete bravi andate avanti così. E, e vedremo prendo, adesso con prendo, prendo atto di questo, però ecco, ecco, è strano, quantomeno è strano. E quindi credo che, che sia importante la standardizzazione, anche perché poi non standardizzare crea delle dissintonie. Fra le filiere industriali, cioè un impianto di rigenerazione tarato bene non può essere di un tipo in Italia, di un tipo in Francia che magari non è efficace, o di un tipo in Germania dove magari è efficace, o quant'altro. Cioè, c'è una situazione che poi si differenzia troppo e non fa funzionare la filiera. E adesso vedremo col nuovo assetto che si delenerà in Europa dopo le elezioni eh, in che direzione si andrà. Su questo voglio fare un piccolo, abbiamo ancora poco tempo a disposizione, eh, un piccolo affaccio più politico con, con Stefano, eh, anche perché adesso vedremo i Verdi che posizione avranno eh, nel nuovo Parlamento europeo, che alleanze si creeranno. Eh, Qual è insomma la posizione di Lega Ambiente e anche l'auspicio di Lega Ambiente eh, sotto questo punto di vista? Che direzione dovrebbe prendere la nuova Europa? Allora, sì, innanzitutto, finalmente è finita la campagna elettorale. Ecco, quindi possiamo essere È un po iniziata più un anno fa perché tutte le discussioni sul regolamento sugli imballaggi, sul regolamento sulle auto con motore endotermico, e sulla direttiva sulle case green, sulla natural restoration law, e meno male che è arrivato il ministro anche austriaco. I della plastica, de, eh, anche i tappetti delle bottigliette di plastica sono stati oggetto sì, della campagna esatto, elettorale. Esatto, c'è anche quella perla, diciamo, non ci siamo risparmiati neanche quella. E, mh, dicevo, finalmente è finita la campagna elettorale. Tra l'altro l'abbiamo fatta anche noi la campagna elettorale. Per rispondere alla tua domanda, Giulia, noi abbiamo fatto un mese di campagna elettorale con il nostro programma elettorale. Abbiamo incontrato i primi segretari di partita a Roma l'8 maggio. Poi abbiamo fatto 19 iniziative in tutta Italia, incontrando i candidati delle regioni nelle varie circoscrizioni, dicendo tre cose. Eh, la partecipazione al voto, che è importante, era importante, è sempre importante. Rafforzare il Green Deal. Ehm, che ovviamente deve permettere all'Europa di essere più competitiva, perché il Green Deal cinque anni fa nasce per rendere più competitiva l'Europa sui mercati internazionali, non perché la von der Leyen e la sua maggioranza che la votò cinque anni fa erano una banda di ambientalisti, c'erano eh, eh, gruppi eh, parlamentari, penso ai popolari, penso ai liberali, che non hanno molto di ambientalista, ma hanno sostenuto quel programma. Perché era un programma per la competitività europea, questo era, questo è stato. Poi è diventato oggetto di scontro nell'ultimo anno in tutti i paesi, in tutti, e è oggetto di scontro anche in questa fase di, eh, di discussione, insomma. Vedremo che succederà il 18 sì, di, spesso, di, di luglio. Sì, spesso proprio nelle discussioni delle future alleanze entra molto sì, il Sì, sì, sì. Che i verdi entrano se si mantiene il Green Deal. Il PPE non vuole che entrino i verdi perché altrimenti si continua col Green Deal. E i socialisti e i democratici non vogliono che arrivi ECR perché insomma. Diciamo, tutte le questioni che stiamo leggendo in questi giorni arriveremo al 18 di luglio, se sarà il 18 di luglio capiremo quale sarà la nuova, la, la nuova presidenza della Commissione europea, quale sarà il programma di lavoro, vedremo quali saranno i commissari nei prossimi mesi e poi finalmente speriamo che l'Europa si metta a marciare per un nuovo piano della competitività. Chiamiamolo un altro modo, non lo chiamiamo Green Deal, ma quello deve essere. Quello deve essere perché l'Europa, se deve essere meno dipendente dagli altri paesi sotto il punto di vista energetico, se deve essere meno dipendente sotto, eh, per quanto riguarda l'approvvigionamento delle materie prime, se deve essere più indipendente sulla produzione, sulle filiere strategiche e sulla manifattura, chiamiamolo un altro modo, chiamiamolo il piano Pluto e Topolino, ma quello è, e credo che sia interesse di tutti. Coloro di coloro che hanno diciamo, a cuore gli interessi europei, perché senza Europa non andiamo da nessuna parte, se torniamo alle nazioni o alle regioni, ma non voglio aprire un altro dibattito eh, per l'Italia, non andiamo molto lontani. Speriamo che diciamo, le istituzioni europee possano permettere di. Diciamo nei prossimi cinque anni di ristabilire quella centralità di questo continente che in alcune stagioni della storia degli ultimi decenni ha fatto ha promosso e ha praticato una leadership sulle politiche. Eh, a maggior ragione sarà importante in questo momento perché insomma, ci sono grandi cambiamenti in atto, non, cosa, non, so, non sappiamo che cosa succederà a novembre negli Stati Uniti, ma insomma, sarà importante che l'Europa continui a mantenere la barra dritta, anche perché se no il pianeta continua ogni giorno in tutto il mondo a raccontare quello che... C'è da augurarsi un commissario italiano per la transizione ecologica? Dipende chi sarà, eh, la speriamo comunque a prescindere dal l'Italia Ovviamente anche su questo c'è cioè un. Però sicuramente è un, è un commissario di peso perché oggi come oggi. È, Beh, è sta, una parte. Credo che la discussione che c'è in questo momento tra il Presidente del Consiglio dei, dei Ministri italiano e la, la costura Fontellana sia su questo il tema. Quanto, quanto è di peso il commissario italiano? Ovviamente le deleghe saranno importanti. Eh, speriamo che insomma. Uh, i, tutti i paesi a partire dal nostro che insomma sulla transizione ecologica non ci creda moltissimo se posso dirla in maniera molto brutale eh, speriamo che insomma si continui a marciare velocemente perché insomma, altrimenti se rallentiamo poi fra qualche anno ci lamenteremo che compreremo le sempre più auto cinesi e auto statunitense, le auto tedesche magari perché la Germania continuerà a prescindere da quello che fa l'Europa a, 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 a diciamo, investire sui settori produttivi che ovviamente sarono, sono già oggi eh, trainanti dell'economia mondiale. Ecco, speriamo che su questo l'Europa e il nostro Paese vada velocemente sulla concretizzazione di queste parole d'ordine. È in gioco non solo il futuro del pianeta e de, delle persone che, che ci abitano, ma è in gioco anche il futuro della manifattura europea e di quella italiana. Siamo la seconda manifattura italiana e andiamo velocemente su. Quelli che sono i pilastri dell'economia mondiale di domani mattina, se non di stasera. Invece continuiamo a traccheggiare sul fatto che dobbiamo andare lentamente. Se si va lentamente, come insegna la storia dello sport <ride> e del movimento degli esseri umani, se vai lentamente c'è qualcuno che ti supera. Poi però dopo non ti devi lamentare. E noi già ce lo vediamo scritto: che quelli che oggi dicono di andare lentamente, domani si lamenteranno che siamo costretti a importare tecnologia straniera. Ed è un suicidio che vorremmo evitare al nostro Paese. Bene, allora il tempo a nostra disposizione è terminato. Ringrazio tutti i partecipanti e vi lascio con un video eh, di Ecomondo. Ecomondo è la principale fiera dell'economia circolare che quest'anno si terrà a Rimini Fiera dal 5 all'8 novembre. Il video di Ecomondo, i lavori riprenderanno alle 14:30 con la sessione eh, intitolata Le filiere strategiche tra innovazione e sinergie. Grazie.